con Kitty Brown, ospite stamani al liceo scientifico Duca d'Aosta di Pistoia, per parlare ai ragazzi della sua esperienza di andata e ritorno nell'inferno dei campi di concentramento di Ravensburg e Bergen-Belsen. Come pensa di affrontare con ragazzi del 2000 un argomento così drammatico, ma così lontano anche magari dal loro modo di percepire e di vedere il mondo? Io credo che la cosa migliore sia essere più semplice possibile, e quello però che mi preoccupa è di non essere troppo violenta, perché l'argomento non è un argomento sereno e non vorrei turbare i ragazzi, semplicemente informarli di quello che io ho vissuto e quindi di quello che c'è stato, e grazie a Dio che loro non conoscono. Però è bene che sappiano che è esistito, in maniera che almeno da parte loro facciano quello che possono perché non succeda più. Io ero piccola e quindi il mio ricordo è quello di una bambina, però ho impresso dentro di me molto tutto quello che ho vissuto, perché non si può dimenticare, non si può passarci sopra con leggerezza, però senza violenza. Ecco, io la violenza l'ho subita, non voglio imporla ai ragazzi. Un altro aspetto che lei ha sottolineato è questo, come dire, questo sentimento anche nei confronti dei carnefici, tra virgolette, non odio, non vendetta, ma un cercare di andare forse a comprendere come mai uomini come noi siano stati in grado, siano stati spinti a compiere tali crimini. In effetti io anche da bambina, quando ero presa, quando ero prigioniera, non avevo paura, ero solo stupita, mi meravigliavo, dicevo: ma perché tutto questo? Che cosa ho fatto di male? Perché mi devono tormentare così? Però mi rendo conto che per loro ubbidire era fondamentale, quindi come se non avessero un lavaggio del cervello, non potevano pensare con la loro testa. Loro dovevano ubbidire, era questa la loro mentalità, la loro formazione. Quindi quando i ragazzi mi hanno chiesto cosa prova per i tedeschi adesso, io dico pietà, perché non so come facciano a vivere avendo dentro di sé la consapevolezza di avere sbagliato, di avere commesso dei crimini. Però io sono consapevole che non sono così tutti tedeschi. Io ho la compagna di mio figlio e quella che era la moglie di mio figlio erano tedesche, e io ho voluto bene a tutte e due, quindi non ho rancore, mi fanno pietà. Dico: come fanno a vivere adesso se hanno compiuto dei misfatti così orribili, che poi non è soltanto contro gli adulti ma contro dei bambini. Di solito le persone nei confronti dei bambini sono miti, hanno simpatia. Io per esempio non ricordo uno sguardo di compassione o di comprensione da parte dei miei carnefici, ma odio. Pensate che mi chiamavano Schweinejude, che vuol dire ebrea maiale. Insomma, io credo che a quell'età maiali siamo poco. Però mi faceva male sentire dire così, non è un modo di apostrofare una bambina, anche perché io ero una bambina normale, bellina a quell'età, e quindi ero abituata ad avere simpatia, non certamente disprezzo, quasi schifo sentivo, no? Come se nei miei confronti provassero ribrezzo. E un altro aspetto importante, chiaramente i campi di concentramento rappresentano forse diciamo il punto più terribile, più oscuro a cui sono giunti i totalitarismi del Novecento. Oggi, a così tanti anni di distanza, siamo nel 2018, cioè, esiste ancora quel rischio, o meglio, c'è il rischio che certe idee si riaffaccino pericolosamente e facciano breccia nella mente soprattutto dei più giovani? Penso assolutamente di sì, anche per questo io faccio queste testimonianze, perché spero di essere convincente sull'orrore che c'è stato
e che almeno uno di questi ragazzi che ascoltano siano convinti che non si devono fare certe cose, magari che siano anche ispiratori ad altri a non farli, ecco, perché io ormai sono oltre 80 anni, non è che posso continuare chissà per quanti anni a fare queste testimonianze, quindi io affido a questi ragazzi che ascoltano l'impegno di farlo loro e di dire: io ho conosciuto chi ha subito questo e mi ha detto bla 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 bla, insomma quello che ho detto io. Fino a questo momento, nelle sue numerose visite alle scuole di ogni ordine e grado, ecco, che tipo di riscontro ha avuto? Cioè, come li ha incontrati questi ragazzi? Belli tutti. E tra l'altro, di solito quando dico qualcosa che li convince, battono le mani. E io capisco che questo è il loro modo, non per dire come che brava attrice sei, ma per dire: partecipo a quello che mi hai detto, ne sono convinto e sono con te. E questa loro comprensione mi gratifica della fatica che faccio, perché per me ricordare quel periodo non è come passarci sopra così con leggerezza, è sempre una fatica. Io la sera dopo che ho fatto queste testimonianze sono stressata.